socio col diretti è tutta un'altra vita. Visita i mercati di campagna amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di campagna amica. A proposito di economia, io ho conosciuto, ho avuto la fortuna, Presidente, di conoscere in Veneto dei sardi che costruiscono praticamente delle lampadine neon, di quelle a LED, ecco, non è a LED per essere... E comunque lavorano a Oristano, l'azienda Oristano, ed è una delle aziende più impegnate a livello mondiale, perché hanno costruito tutti i LED di un grattacielo importantissimo in giro per il mondo, in una città che adesso non ricordo, in realtà forse in Thailandia, adesso non ricordo bene. Ecco, è possibile che i nostri imprenditori sardi possano esportare i prodotti nostrani fuori? Cioè, quale possibilità può esserci per creare più esportazione, secondo il suo pensiero? C'è una grande possibilità. Noi peraltro stiamo facendo un lavoro molto intenso sull'attrazione di investimenti e l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Stiamo andando in giro per il mondo perché vogliamo cambiare proprio un modo di essere e di pensare. La Sardegna nella storia è stata terra di conquista, ha visto dominazioni straniere, e questo forse ha inciso anche sul nostro modo di essere, sul nostro carattere, ci ha portati a quella diffidenza naturale. Oggi la Sardegna, da terra di conquista, deve diventare terra di conquistatori. Ci sono tante eccellenze che sono in grado di competere sul mercato mondiale, questa che ha citato è una di quelle, ma è di un paio di giorni fa l'inaugurazione ad Alghero di un nuovo sistema che consente di avere sui telefonini una serie di informazioni, la cosiddetta Wi-Fi TV, con un meccanismo innovativo che sono sicuro sfonderà nel mondo, è frutto di giovani imprenditori sardi. Allora, i sardi hanno capacità, hanno determinazione, hanno tanta forza di volontà e, come dice Papa Francesco, bisogna avere il coraggio di andare a buttare le reti. A noi il dovere di fare in modo che ci sia un mare, che ci siano le reti, che ci sia la possibilità di farlo. Dopodiché sono sicuro che i sardi sapranno giocare la sfida. Continuità del gusto a chilometri zero, connubio di sapori per tutte le stagioni. Quando un figlio nasce saggiamente va seguito, così un prodotto cresce per essere servito. Se tu vieni non crederai ai tuoi occhi. Grazie Presidente, noi ringraziamo. Giusto un appuntino che mi è venuto in mente adesso: la famiglia di cui parlavo prima, oristanese, ma che vive in Veneto, è la famiglia Ruggiu. Mi è venuto in mente adesso perché ci ho avuto proprio a che fare, proprio in occasione di una delle grandi conquiste della Coldiretti Sardegna al di fuori della Sardegna, cioè quando si è creato poi il gemellaggio Sardegna-Veneto, come poi si è creato il famoso gemellaggio Sardegna-Lazio, devo dire gemellaggio molto ben riuscito. I veneti hanno una caratteristica che li accomuna ai sardi, è gente molto determinata, di buona volontà, operosa, che non si fa spaventare dal lavoro, e questo sono anche i sardi, quindi da questo punto in comune, questo punto di contatto nasce quella fratellanza e quell'intesa. Chiudiamo con proprio giusto in chiusura: viva Coldiretti, ma soprattutto, amici che ci state guardando, mangiate prodotti sardi, acquistate prodotti sardi, questo credo che sia... Assolutamente, andiamo a far la spesa. Andiamo a far la spesa. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Presidente, buon lavoro. Grazie. Arrivederci, grazie a lei. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di campagna amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di campagna amica. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita. Visita...